Salve a tutti voi. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata al rischio elettrico perché oggi l'elettricità è presente ovunque, nelle case e nei luoghi di lavoro. Gli esperti dicono che gli incidenti elettrici sono rari, ma sono sempre mortali. È quindi molto importante sapere le norme per tutelarsi, in particolare come qua vicino a me l'interruttore differenziale che dà una sicurezza nel caso di sovratensione. Abbiamo per questo intervistato alcuni esperti e vi presentiamo anche alcuni divertenti cartoni fatti a livello europeo e anche in Spagna. Vediamoli insieme. I principali rischi che si riscontrano in cantiere sono quelli legati ai contatti diretti, cioè con elementi normalmente in tensione, ad esempio un cavo il cui isolante si è spellato, oppure i cosiddetti contatti indiretti, cioè toccando delle parti che non dovrebbero essere in tensione, ad esempio la carcassa della betoniera, che però in caso di guasto va in tensione e quindi c'è il rischio di una fulminazione del lavoratore. Un altro rischio che si prende in considerazione è quello invece della fulminazione da parte di scariche atmosferiche, quindi si controlla se gli impianti debbono essere protetti, in particolare l'agruatore o il ponteggio debbono essere protetti contro le scariche atmosferiche e in caso debba essere fatto se l'impianto che è stato realizzato rispetta le norme tecniche che consentono di affrontare questo tipo di rischio. Oh, che sfortuna! Sto per colpirti! Oh, che sfortuna per te! Ho un ottimo impianto di messa a terra! Gli impianti elettrici di cantiere devono essere realizzati a regola d'arte, seguendo le apposite norme di riferimento del Comitato Elettrotecnico Italiano. In cantiere, i contatti pericolosi più frequenti avvengono con macchine quali le betoniere, quando si opera con prese a spina e manipolando cavi elettrici. Alla base della sicurezza vi è l'impianto di messa a terra, che deve essere coordinato con gli interruttori automatici installati a protezione dell'impianto elettrico. La messa a terra si realizza con una rete di dispersori collegati tra loro mediante conduttori adeguatamente dimensionati. Se dotati di isolamento, i conduttori di terra devono essere di colore giallo-verde e devono essere protetti dalle sollecitazioni meccaniche per evitarne la rottura. All'impianto di terra devono essere collegate le parti metalliche delle macchine e gli apparecchi elettrici in genere che possono trovarsi in tensione in caso di guasto. È indispensabile installare subito dopo il contatore un primo interruttore differenziale. Da questo, tramite apposita linea elettrica, si alimentano i quadri di cantiere dove sono ubicati prese e dispositivi di comando. Un consiglio per quanto riguarda la sicurezza degli impianti elettrici nei cantieri. Voglio mettere in evidenza un errore comune che viene spesso fatto dai lavoratori durante le opere edili. Spesso il lavoratore ripara da solo o una presa o una spina oppure anche un cavo elettrico che ha subito dei danni. Cosa si fa? Con un cacciavite si ripara in modo autonomo la presa o la spina e molte volte si aggiusta anche con del nastro isolante si ripara un cavo che ha subito danneggiamento della guaina esterna. Questo è assolutamente da evitare perché se non siamo sicuri che il conduttore elettrico sia
isolato in modo perfetto, corriamo il rischio che la parte della dove noi abbiamo fatto la riparazione con nastro isolante, se viene in contatto ad esempio con una pozza d'acqua e non è stata fatta in modo idoneo, tra l'altro è vietato fare questo tipo di riparazione autonomamente in cantiere, questa può causare una dispersione elettrica all'interno della pozza e se il lavoratore ci va sopra potrebbe essere colpito. Ricordati di toccare sempre con mani asciutte tali componenti dell'impianto elettrico, di allacciarli ai quadri elettrici che ti vengono indicati e di utilizzarli con cautela. Ad esempio, non tirare mai dal cavo una spina che vuoi scollegare dal quadro. Nel caso un tuo compagno rimanga folgorato dall'elettricità, non toccarlo a mani nude. Usa il manico di una pala o una tavola di legno e isolati da terra mettendo del legno asciutto o della plastica sotto i piedi. La Regione Emilia-Romagna, nel suo piano regionale per la prevenzione, ha previsto delle specifiche azioni di vigilanza sulla sicurezza degli impianti elettrici di cantiere. Questa attività viene svolta in particolare dalle unità operative impiantistiche antinfortunistiche che hanno delle competenze professionali in grado di valutare appieno la sicurezza di questi impianti. Abbiamo come unità operative impiantistiche regionali redatto predisposto un verbale standard che viene utilizzato appunto in tutte le varie province della nostra regione. I quadri di cantiere devono essere del tipo ASC, realizzati secondo le norme CEI e certificati dal costruttore. Le prese a spina sono protette elettricamente mediante interruttori differenziali ad alta sensibilità, che offrono anche una protezione aggiuntiva contro eventuali contatti diretti con parti in tensione. I cavi vanno scelti in modo idoneo rispetto alla posa. Quando la guaina è danneggiata, deve essere immediatamente sostituito il cavo. Non sono ammesse le riparazioni. Le prolunghe o i cavi di apparecchi portatili, quali trapani o molatrici, devono essere adatti all'uso. A proposito, voi che siete a casa, ricordatevi che salvavita c'è anche nel vostro appartamento e che anche quello deve essere provato periodicamente, perché nella malaugurata ipotesi che debba intervenire, se voi non lo provate magari non funziona e quindi non tutela la vostra sicurezza. Per voi imprenditori, ricordatevi che l'impianto elettrico deve essere realizzato da una ditta abilitata. L'impianto elettrico di cantiere, seppur tutto sommato nella maggior parte dei casi piuttosto semplice, deve seguire delle precise regole e quindi comunque deve essere affidato a un'impresa che abbia esperienza in questo settore, perché ci sono delle differenze rispetto a un impianto elettrico ordinario.
Bene, grazie a tutti voi che avete ascoltato questa puntata in cui abbiamo approfondito il rischio elettrico nei cantieri edili ma anche nelle case. Arrivederci a tutti.